Venerdì 22 giugno, sono le 12:30 minuti in questo istante. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Qui in diretta per raccontarvi Milano, i suoi protagonisti, le sue storie, i suoi eventi. E proprio di un evento oggi parleremo, di una mostra che si inaugura lunedì 25 giugno. Sapete, di solito quando parliamo di mostre di arte lo facciamo in compagnia della nostra amica Eva Amos, a cui va il nostro saluto. In questo momento è dovuta scappare, tornare un attimo a casa nella sua amata Russia. Non è andata a vedere i mondiali, siamo sicuri, sta programmando qualcosa di bello come al solito, ma tornerà prestissimo, tornerà sicuramente per lunedì, perché lunedì sera appunto si inaugura presso lo spazio Art Space una nuova mostra. Lo sapete, qui ormai l'abbiamo inaugurata qualcuna qualche settimana fa, adesso di nuovo una mostra, la prima vera mostra personale che viene fatta nello spazio Art Space, ed è una prima volta anche per l'artista che appunto esporrà e che siamo molto contenti di avere qui con noi ospite oggi. Sta parlando di Laura Vinci. Buongiorno Laura. Buongiorno. Benvenuta a Milano. Perché, grazie. Laura non è di Milano. Laura, da dove arrivi? Io vengo da un paesino che si chiama Mammola, in provincia di Reggio Calabria. Insomma, un bel viaggio, tutta la penisola ti sei risalita, sì, praticamente, per venire a Milano per esporre le tue opere per la prima volta. Sì, sì, assolutamente la prima volta, sì. Cosa, che tipo di arte fai, Laura? Allora, io principalmente ritratti. Mi piace molto fare ritratti di donne, di uomini, però ultimamente mi sono appassionata a ritratti di bambini. Quindi sì, non so, perché ho visto queste foto in giro su internet, su Instagram, e diciamo mi sono innamorata di questi bambini e le ho volute ritrarre. Ritratto, come mai il ritratto? Che cosa ti porta, ti ispira il ritrarre dei volti? Guarda, guardando queste foto io mi immagino la vita di questi bambini, i loro sentimenti, le loro emozioni. Spesso sono bambini che giocano, che sono proprio veri, no? Non sono in posa o chissà che. Quindi mi piacerebbe, spero che sia così, catturare quello scatto, quelle emozioni che quel bambino ha in quel momento e metterlo sulla tela con un po' di altre emozioni, spero. Diciamo appunto che la tua prima esposizione sono tutte, e mi raccontavi fuori onda, sono tutte opere molto, molto recenti, molto fresche, le appena fatte, diciamo. Sì, da febbraio più o meno fino a poche settimane fa ho finito. Però tu hai sempre avuto la passione per il disegno e per pittura, giusto? Sì, da quando ero bambina io mi ricordo, ho sempre avuto una matita, un pennarello in mano e ho disegnato ovunque. Vabbè, foglio, però anche sui banchi, sui muri, e quindi è una passione che mi porto da sempre. Hai parlato di passione, appunto. Era una passione, è una passione ancora, immagino, però stai cercando di far diventare qualcosa di diverso, forse, solo che passione, no? Sì, io veramente spero che sia di più, ecco. Questa passione ormai ho capito che deve far parte della mia vita, perché senza... Non sono più io, ecco, mi sento felice quando dipingo, mi sento me stessa. Che cosa ti ha portato poi a fare il passo, diciamo, dall'essere semplicemente una che disegna a diventare, come possiamo vedere nel nostro sottopancia, oggi artista a questo punto, perché se stai esponendo sei a tutti gli effetti un artista. Guarda, io non me ne sono nemmeno resa conto, perché alla fine, grazie ad amici e parenti, mi hanno detto: ma io penso che tu sia abbastanza brava, perché non continui e coltivi questa passione? Magari mettile su Instagram, magari qualcuno ti noterà prima o poi, qualcosina magari farai. E così è iniziato tutto. Dove trovi l'ispirazione per le tue opere? Principalmente su Instagram. Ci sono dei fotografi molto bravi e quando scorro la loro pagina vedo queste foto, allora le salvo sul cellulare e poi le dipingo. Volti di persone, quindi anche sconosciute, nel senso non è tanto il volto dell'amico, della persona conosciuta, quanto dello sconosciuto che forse ti attrae ancora di più? Sì, non so perché, sì, i parenti o gli amici posso anche farli, però a me mi ispira molto le foto di bambini che non conosco, di persone che non conosco, perché mi incuriosisce proprio cosa c'è dietro, qual è la loro vita, i loro sentimenti, e allora
mi piace fare questo, ecco. Parli spesso di bambini, ormai ti stai quasi specializzando solo in quello, oppure è una, dice, una fase, un momento? Ma non lo so, forse sarà una fase, però non lo so, mi piacciono troppo questi bambini perché ti danno, sono sinceri, ecco. Uh-huh. Che molto spesso adesso la sincerità, diciamo che è passata di moda, però sono bambini davvero che, non lo so, sono sinceri, ecco. Vedremo solo ritratti di bambini alla tua mostra o c'è anche altro? No, c'è anche altro, infatti il tema è anche Dream House, quindi non solo bambini, però ci sono anche quadri tipo un paesaggio oppure qualcosa di astratto. Quindi quello che mi sentivo in quel momento di fare l'ho fatto. Quante opere hai portato a Milano? 10. 10 opere? È stato complicato scegliere quali 10 opere portare o quali 10 opere fare, perché dici appunto che le hai fatte poi alcune proprio apposta per la mostra? Guarda, tutti questi ritratti non potevo scegliere perché sono soltanto questi io per il momento. Ah, okay. Perché quando mi hanno chiamato io avevo soltanto 4 quadri. Quindi io in un mese poco più, ho dovuto fare 4-5, capito, quadri, quindi... Com'è dipingere sotto pressione, sapere di doverlo fare, nel senso, ok, l'ispirazione magari c'è sempre, però si fa decantare, si pensa, si prende il quadro, si fanno due tratti, poi si ritorna su qualche giorno, poi invece ho una scadenza, devo farlo. Sì, infatti non so come sono riuscita a farlo, però era un pochino tipo stressante perché avevo paura di non farcela, però alla fine invece sono riuscita perché ho fatto uno dietro l'altro, ho finito uno e ho preso l'altra tela e mi sono concentrata a fare questo, quindi è andata, dai. Dicevi appunto i ritratti, le emozioni, i sentimenti che ti traspaiono da queste appunto persone che a volte non conosci nemmeno, mi dicevi questo. L'ispirazione spesso la trovi appunto in questi fotografi su Instagram. Instagram che hai usato te stessa poi per promuoverti, giusto mi dicevi? Sì. E proprio lì te l'ho trovato. Sì. Come funziona questo mondo così strano, così astratto, ma che poi in realtà poi porta a fare delle mostre vere e proprie? Ma infatti, guarda, io su Instagram sono da poco, da quest'anno, quindi io ho provato a promuovermi, sì, ma senza avere tipo veramente una speranza, chi lo sa. Però ho provato e a poco, magari gli hashtag giusti, tipo art gallery, queste cose così. Dopo qualche giorno ho visto che alcuni mi hanno scritto via direct e uno proprio è stato la galleria, ecco. È stata molto probabilmente Gabi, che è qua fuori dal nostro studio ma che non vuole entrare, anzi si nasconde dietro i monitor della regia, benissimo, che sappiamo che ti ha trovato appunto su Instagram e poi... Sì. Con il benestare di Eva Amos, di tutta la galleria, di tutta la Art Space, hanno deciso di chiamarti. Allora, ricordiamo una cosa, la mostra inizia lunedì sera, giusto? Sì. Cioè, sarà una presentazione, immagino, credo, come al solito, di Eva, ma va avanti un po' di giorni poi. Sì, fino al 15 luglio, quindi sì, 20 giorni. Cosa ti aspetti dall'Expo a Milano? Ma io spero che vada tutto bene, che ci sia ci siano delle persone che comunque apprezzeranno almeno un pochino il mio lavoro. Comunque è già stata una bella soddisfazione arrivare fino a qui, quindi io spero, poi vediamo. Appunto, una volta era solo una passione, adesso cosa diventerà il dipingere per te? Guarda, io vedremo, chi vivrà vedrà, quindi non mi aspetto tanto perché voglio stare un po' con i piedi per terra. Beh, sogniamo un po', cosa ti piacerebbe? Tanto sognare, certo, non costa nulla. Ma dicono, sì, no? Infatti, quindi... diciamo che se fosse un lavoro sarebbe ottimo perché fa parte della mia vita, questo fa parte di me. A te piacerebbe fare ritratti ad esempio su commissione, c'è gente che ti chiama per fare il proprio ritratto, oppure che comprano le opere dei ritratti che a te invece vengono, che ti ispirano di più? Guarda, io potrei anche provare a fare questo che su commissioni, perché no? Sì, voglio anche provare a fare questo, però anche
Hai già fatto felice qualche amico o parente dalle tue parti con dei tuoi ritratti? Sì, ho un ragazzino che ha voluto un ritratto di suo con sua cugina. Che mi ha detto fammi questo ritratto, io gli faccio va bene, ci provo, e alla fine è andato, è uscito, ce l'ho anche su Instagram. Vabbè, poi prima abbiamo visto, mentre parlavamo, abbiamo visto passare qualche foto dei tuoi ritratti, interessante anche la tecnica. Tu che tecnica usi per ritrarre? Acrilico su tela. Quindi insomma non è il solito ritratto a carboncino oppure matita, proprio sono anche... io li chiamo belli pieni, cioè pieni di colori, di vita, e quindi poi quello che dicevi tu, far trasparire le emozioni che vuoi, che ti ispirano appunto i vari protagonisti. Ricordiamo allora, lunedì sera, 25 giugno, credo alle ore 18.30, giusto? Sì. Se non vedo la locandina, 18.30, Dream House, sguardi dell'infanzia, la prima personale di Laura Vinci. Laura, Quando senti dire appunto la prima personale della Vinci, che emozioni provoca? Guarda, non so spiegarti proprio, cioè felicità, questo sì, sono entusiasta di questo, sono troppo felice, non lo so nemmeno io cosa dirti. Ti sei data una risposta invece al perché della tua voglia di dipingere? Perché dipingi? Allora, io dipingo perché, come ho detto prima, fa parte di me. Se abbandonassi questo non mi sentirei più felice. Io tempo fa ho abbandonato per un po' perché alla fine era una passione, quindi mi sono dedicata ad altro, a lavorare, a fare altri lavoretti. Quindi da quando ho iniziato, da quest'anno, mi sono resa conto che è troppo importante, quindi... E mi diceva appunto, era una persona che non saresti più te, non saresti più felice. Come avevi abbandonato a un certo punto? Che cosa ti ha fatto abbandonare e poi che cosa ti ha fatto ritornare? Allora, ho abbandonato perché non pensavo che potessi fare veramente l'artista, ecco, come professione. Quindi ho voluto provare, cioè stare con i piedi per terra, come mi dicevano anche altri. Cioè, fai altri lavoretti, perché comunque, quindi, e allora ho lasciato, però quel sogno comunque ce l'ho sempre avuto, e quindi ho dovuto comunque ricominciare. L'idea di fare una mostra l'avevi mai avuta? No. Ci stai credendo? Nel senso, so che stanno in allestimento, so che sei andata a vedere le prime fasi di allestimento, com'è stato? Non ci credo ancora, forse lunedì quando vedrò tutto già allestito con le persone, forse mi renderò conto, però dai, straordinario. Lunedì infatti ti aspettano domande, fotografie, gente che ti chiederà, gente che vorrà sapere il perché e il per come di ogni tuo quadro, sei pronta? Dai, vediamo, sì dai, sarò pronta, quando sarà il giorno poi vediamo. Forse quando tornerò a casa mi renderò conto di quello che è successo. Quando hai capito che potevi fare qualcosa di più del semplice disegno appunto sul foglio, sul banco, sul muro, come dicevamo prima? Quando ti sei resa conto che potevi aumentare un attimino, alzare un po' l'asticella? Quando, per esempio, alcune persone con cui lavoravo, dicendo che io disegno, che faccio dei ritratti, loro hanno voluto vedere cosa facevo, e allora tanti volevano ritratti, no? Quindi ho pensato, ma se vogliono su commissione dei ritratti, forse magari posso farne di una professione, chi lo sa. Quindi io ho cercato di vedere piano piano, facendo sempre un altro lavoro e continuare a vedere cosa succede. A casa cosa dicono della tua passione? Ma anche loro non ci credevano, era straordinario, quindi sono tutti felici. Hai portato qualcuno qua a Milano? No, guarda, no, purtroppo no. Tutti che avevano da fare, quindi non c'è niente da fare, vabbè, non importa, dai. Vabbè, manderemo le foto su Instagram, vedranno quelle. Grazie, vedranno. Sì. Ricordiamo allora, lunedì sera 25 giugno, spazio Art Space, scusate, presso Parini Coworking, dalle ore 18.30 al vernissage della mostra Dream House, sguardi dell'infanzia, la prima personale di Laura Vinci.
No, tu sei molto giovane, quanti anni hai? Si può chiedere, posso sì, essere sì. così cafone? No, no, va bene, 29 anni. 29 anni, molto giovane, anche se noi adesso siamo abituati anche ad artisti che scoppiano in età quasi preadolescenziale, ormai sono sì. precocissimi, però insomma a 29 anni c'è ancora tutta una carriera davanti per inventarti chissà cosa. No, veramente, hai ragione, cioè adesso ci penso veramente che chissà nel fosse l'inizio della seconda vita di Laura? Può darsi, sì. Potrebbe essere un buon inizio questo, no? Sì, penso di sì. Pensi che rimarrai sempre legata al ritratto oppure ultimamente hai trovato magari qualcosa che ti sta stuzzicando l'idea di cambiare anche arte o comunque metodo? No, ancora niente. Per adesso io ho ancora questa passione del ritratto, ma credo che sia qualcosa che sarebbe per il periodo, tipo se tu in un periodo sei... hai un'emotività diversa, quindi tu disegnerai o dipingerai qualcosa di diverso, cioè quello che ti spinge. Quindi in questo momento io amo fare ritratti, non riesco ad abbandonarli. Quindi altri progetti, io non ne ho mai fatti progetti, idee, quello che mi passa per la testa in quel momento cerco di fare e quindi così. Mi hai pensato, cioè, ci pensavo adesso mentre parlavamo, che in realtà il ritratto, se ci pensi, è la cosa più vicina al selfie su Instagram che esiste fondamentalmente, no? Cioè, sì. Si ritrae un volto, si ritrae abbastanza stretto, spesso e volentieri così. Ragione. È forse quindi una influenza anche dal tempo che viviamo che ti ha portato poi a affinare la tua tecnica invece? Perché insomma, abbiamo visto, sono trattati veramente, come dicevo prima, colorati, con tanti colori, anche materici, cioè si sentono e si vedono in un certo senso, colori pieni, colori tintonite molto forti, quindi può essere che magari potete aver dato un'evoluzione, un ritorno alle origini dalla fotografia al selfie al ritratto pittorico? Può darsi, sì, hai ragione, perché può essere così, è vero, sì, quindi no, nel senso i bambini che io ritraggo comunque non stanno in posa, ok, quindi ad esempio c'è una bambina, quella sulla locandina, che si nasconde dalle foto, quindi mi piaceva troppo questa bambina che non voleva essere fotografata, quindi... Pensate, stiamo vedendo, credo adesso giusto locandina, eccola qua la locandina del... molto molto bella infatti, ha un qualcosa comunque, diciamo, il tuo ritratto di fotografico effettivamente, no? Cioè mi sembra... Tu mi hai pensato di fare fotografia ad esempio? Sarebbe bello, veramente sì, ci avevo pensato però... Mi piace più facile fare in realtà, mi sembra, senza offesa per fotografi professionisti che so che ci seguono tutto, credo così da proprio profano che sia un po' più semplice fare una fotografia che un quadro, dipingere nel senso, e invece hai voluto scegliere la strada più complicata, più difficile. No, non so veramente, io non posso pronunciarmi con il lavoro dei fotografi perché non credo sia facile. Quindi per me no, io vado sui ritratti con acrilici, mi fermo là, per me va bene così. Insomma, deve essere interessante che a un certo punto ci si accorge di avere nelle mani un po' questa capacità che molti non hanno, nel senso, c'è anche di questo, nel senso, non so quanti hanno detto io, se ci mettiamo qua io te farò un disegno, ad esempio, cioè io non sapevo neanche da che parte iniziare a tenere in mano il pennello, e comunque proprio non sarei minimamente capace, e tanta gente è così, cioè... La cosa bella appunto di artisti come voi è riuscire a far sembrare semplicissima, facile, perché si guarda e dice oh che bello, facciamo invece una cosa molto complicata. Ci si sente un po' speciali un po', dai. Ah dai, sì, un po', un pochino sì, dai. Ricordiamo allora, siamo quasi in chiusura, ricordiamo lascio a te, anzi ricordarlo questa volta, la mostra di lunedì, ricordacelo gli orari. Allora, è lunedì 25 giugno alle ore 18.30 alla galleria Ars Art Space, presso Parini Coworking. Sì, il titolo è Dream House, sguardi dall'infanzia. Quindi. Ovviamente ci sarà anche Laura giustamente per il vernissaggio, quindi potete venire a trovarla, a conoscerla, a chiedergli informazioni, a vedere i suoi splendidi quadri che avete visto anche alcune opere, non ve le avevo fatte vedere tutte giustamente perché così almeno venite a vedervele dal lunedì fino al 15 luglio qui al Parini Coworking, potete venire e chiedere informazioni, confrontarsi
confrontarvi con l'artista, magari anche se voi siete anche artisti, anche voi, e quindi magari venire qua a chiedere come ha fatto lei, come si può fare ad esporre in galleria, insomma, bisogna un po' buttarsi anche a volte insieme, no? Quanto ci hai pensato prima di dire sì, lo faccio? No, è stata subito. Lunga oppure hai detto non ci sto neanche a pensare, lo faccio? No, quando è arrivato il suo messaggio ho detto aspetta, ma è vero? Questa cosa è vera? Poi ho fatto aspetta, no, boh, facciamolo, perché è un'occasione che è meglio accogliere le occasioni quando insomma, arriva. Come dire, se ce l'ha fatta, la Vinci, comunque si è dovuta fare tutta la penisola per venire su, portare su 10 quadri dalla canale, insomma, nel senso, potete farlo anche voi che magari siete più vicini, o comunque mi viene da dire, se voi stessi siete i primi a non credere in voi, forse diventa complicata come situazione. Invece, insomma, tu ci credi, hai creduto subito in te, poi mi dicevi comunque anche chi ti sta intorno, ti supporta in questa, in sì, questa tua nuova avventura, e quindi, insomma, forse che quella è stata una spinta sì, maggiore, sono no? stata una propulsione. Sì, sono stata fortunata ad avere degli amici, dei parenti che mi hanno dato il coraggio, ecco. Benissimo, allora io vi do appuntamento a lunedì sera alle 18.30 presso la Art Space, spazio d'arte in via privata Bernabò Visconti presso il Parini Coworking. Troveremo Laura Vinci, ci racconterà le sue opere, ci farà conoscere il suo mondo fatto di sguardi dell'infanzia, ma non solo, vedete, ci sono anche un paio di divagazioni sul tema, chiamiamole così, va bene, per sì, non dire altro, venite a vedervele, insomma, scoprirete un mondo nuovo, quasi ancora bagnato di vernice, viene da dire, insomma, quando è finita l'ultima opera? Allora, ho finito 2 settimane fa, insomma, sì, più o meno. Quindi, insomma, davvero ancora fresche le opere di Laura, ma fresche anche perché, insomma, una ragazza giovane, ha le sue prime esperienze, che porta comunque appunto un bagaglio. Tu mi dicevi, Laura non hai neanche studiato arte o cose del genere, quindi è tutto farina nel tuo sacco, come si dice in questi casi, sì, nel bene e nel male, nell'incoscienza e nella coscienza, verrebbe da dire. Sì, sì. E quindi, insomma, secondo me è quando queste cose si vedono e si riconoscono, cioè è il modo migliore per riconoscere una bella espressione d'arte. Grazie mille Laura. Grazie a voi. Grazie per essere con noi. Allora, noi ci vediamo lunedì. Va bene. Alle 18.30 allo spazio Art Space. Grazie mille. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, con Good Morning Milano torna lunedì alle 12.30 in diretta qui su Milano News. Invece con l'informazione di Milano News questa sera non ci sarà il telegiornale delle ore 18, perché saremo in diretta dalle 19.30 dalla piscina Cozzi con la partita amichevole di pallanuoto femminile Italia-Cina. Commento a cura di Michele Patricelli, Alessandro Ario Arienti, tutta la squadra di Milano News alla piscina Cozzi questa sera per tifare Italia, perché un'Italia che ai mondiali non ci va, ce ne sono altre che giocano partite molto più importanti, come ad esempio quella di questa sera della pallanuoto femminile. Grazie mille, arrivederci, a presto, e grazie ancora, Laura.